Immaginate di aver assistito a una grande storia, di aver raccolto tutti gli alimenti per poterla raccontare. E quando state cercando di raccontarla, vi accorgete che tutto quello che avete raccolto è completamente da cestinare, e in mano non vi rimane niente, a parte il ricordo e la necessità di raccontare. Questo è l'inizio della storia di Anime di Cartapesta, il mio secondo ebook e, soprattutto, la mia prima pubblicazione editoriale. Ma procediamo all'approfondimento con le classiche domande: chi, come, dove e perché. Mi chiamo Giacomo Doni e dal 2006 porto avanti un progetto fotografico-narrativo di tutela della memoria sulle ex strutture manicomiali in Italia. In pratica racconto storie di questi luoghi, convinto che le vicende vissute in questi spazi siano di grande insegnamento per analizzare le situazioni di oggi. Perché, come scriveva Primo Levi, se ci dimentichiamo il passato, siamo condannati a riviverlo. La storia che ho raccontato poco fa è vera, era il 2007, quindi pochi mesi dopo l'inizio del mio progetto fotografico, e mi trovavo a fare una sessione all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Cogoleto. Emozione incredibile perché ero all'interno del manicomio più esteso d'Italia, perché conta più di 1 milione di metri quadri di estensione. Dopo aver visto alcuni padiglioni dislocati in tutta quest'area, mi portano sotto uno in particolare. È buio, fa freddo. Non ho il cavalletto. Scatto e penso, se non dovessero venire per bene, le rifarò la prossima volta. E quella prossima volta non è mai arrivata. Ma che cosa ho fotografato di così tanto importante sotto questo padiglione? Quello che avevo fotografato era un presepe in stile napoletano, praticamente quello con i quadri dove raccontano le storie di vita di un paese. Qua, invece delle storie di vita di un paese, avevamo scene di vita manicomiale. Una delle tante particolarità che aveva questo presepe è che il gruppo di lavoro che ha realizzato questi quadri era composto da infermieri e pazienti, e quando si trovavano a ricreare i pazienti le scene della sofferenza che avevano vissuto all'interno del manicomio, abbandonarono e non vollero più vederlo. Era un po' come far rivivere quell'esperienza di dolore attraverso il lavoro manuale di creazione di scene del presepe. E io avevo perso questo racconto. Di tutta la sessione fotografica che avevo fatto sotto il padiglione al presepe, se ne era salvati soltanto uno scatto. Ma ci sono voluti 8 anni per arrivare a capo di tutta questa storia. Era il 2015 quando l'associazione culturale Cogoleto 8 organizzò una serie di eventi, fra cui Archeologia Sanitaria, un evento dedicato al mio lavoro di tutela della memoria degli ex manicomi, in particolare a quello di Cogoleto. E durante la mia partecipazione a questo evento, racconto degli scatti, racconto delle storie e soprattutto racconto anche di questa mia grave carenza del materiale per raccontare il presepe. A fine incontro mi si avvicina una persona e mi dice: "Guarda, ma io ho quelle fotografie, le ho scattate un anno dopo l'anno in cui le hai fatte tu." E da lì decisi finalmente di mettere insieme i puntini e dopo 8 anni avevo il materiale sufficiente per poter raccontare questa grandissima storia. E a gennaio 2016 esce la versione ebook di Anime di Cartapesta e a dicembre, sempre dello stesso anno, Anime di Cartapesta diventa cartaceo. Ma che differenze ci sono fra l'ebook e il cartaceo? Perché dovrei prenderne uno e perché dovrei prendere l'altro? Nell'ebook è soltanto presente una mia introduzione e una postfazione di chiusura con le fotografie raccolte. Mentre nella pubblicazione abbiamo arricchito tutto quanto per rendere un qualche cosa di molto più storico, che abbia un valore molto più alto rispetto all'ebook distribuito gratuitamente sul mio sito. Se nell'ebook c'erano soltanto interventi miei, nel cartaceo, oltre al mio iniziale di apertura, abbiamo Francesco Caviglia, economo dell'ex OP di Cogoleto e collaboratore in questa pubblicazione, Fulvia Fischedda, l'autrice delle fotografie e persona che mi ha fermato a fine della conferenza, Maurizio Gugliotta dell'Associazione Culturale Cogoleto 8, che ha organizzato la conferenza Archeologia Sanitaria, che ha permesso di unire tutti questi puntini. Alessandro Attucci, editore del libro. Oltre al mio intervento di chiusura, sono presenti altri due interventi importantissimi di due grandi protagonisti della realizzazione del presepe: Bruno Galati, artista, Tommaso Molinari, coordinatore. Tutte le fotografie di Anime di Cartapesta sono arricchite dalle didascalie di Paola Bosazzi, scritte per la rivista Così del 1985. Questa pubblicazione è per rendere omaggio a chi ha lavorato a questa grandissima opera, che è stato il punto di collegamento fra il mondo dei folli e il mondo dei normali. Per
è dedicato a chi ha sofferto in manicomio e chi non ha mai smesso di sognare. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di sensibilizzare le persone al suo recupero, cercare di salvare questa grande testimonianza di vita in manicomio e questa grande testimonianza di storia manicomiale, perché è doveroso nei confronti di chi ha lavorato, nei confronti di chi ha sofferto e nei confronti di chi ha voluto raccontare la grande e dolorosa realtà di quel manicomio. Dove si può trovare Anime di Cartapesta? In tre differenti posti. Possiamo contattare l'Associazione Culturale Cogoleto 8, di cui metto qua sotto in descrizione il link. Possiamo mandare una mail a chi distribuisce per Artucci Editrice, sempre con il link qua sotto. Oppure potete seguirmi nelle mie presentazioni che farò fra la Toscana e la Liguria. Tutte le info delle mie presentazioni saranno pubblicate sulla mia pagina Facebook e nella mia newsletter. Se non siete iscritti, fatelo subito. Andate nella mia pagina, cliccate iscriviti, lasciate la vostra migliore mail, così ogni mese vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi di questi progetti e di altri che sto portando avanti. Grazie della vostra attenzione, spero di vedervi presto.